Abbiamo visto che sei uscito dolorante anche adesso, insomma, zoppicavi. Cos'è successo? Well, I hope there's nothing serious. In the end, I got contact with the holder, I think, and I got hit in the leg. So we will see tomorrow, we're going to check everything. And like I said, I hope there's nothing serious. Speriamo non sia niente di grave, il contatto alla fine con Osley, la botta. Ma dove? Qui, coscia. Sì. Sì. Guardateci. Domani verrà valutato a fredda, più a fredda. E ho avuto pochissimo tempo per calarti in questa realtà e preparare l'esordio. Very few hours to get into the adventure, but about Okay, first of all, I want to say that I'm really happy that I'm here. My first impression is great about the club, about everything around people. That's why I feel better and I'm sorry that I lost first game, my first game here. I really tried to do my best, but today, I mean, there is no excuse, but after just two practices with the team, it was hard for me to catch everything, you know, what we need to do on the court. Ottima impressione del club, della realtà di Casale, molto contento di questo primissimo impatto con la società, con l'ambiente. Dice, non vuole essere una scusa, chiaramente un po' di difficoltà nell'inserirsi con pochissimi allenamenti a disposizione da venerdì, venerdì che qua è arrivato giovedì notte, quindi comunque ci sarà tempo per dare anche di più di quanto ha fatto stasera. Quindi dal campionato russo giocavi in Siberia, se non sbaglio. Quindi poi hai sempre girato in Europa, quindi è una grande esperienza per il basket europeo. Yeah, I started living in Russia, far away from the world. And it was tough, you know, we played three competitions, a lot of time we are in the plane. But now I'm happy that I've come back here to Italy, second time and close to home. And Italian mentality is more close to me than old people from Russia. So I'm happy that I'm here, but I want to be happy when we win the team again. That's the main thing why I came here. È una felicità chiaramente un po' soffocata dall'aver perso oggi. Chiaramente dice sorry. Ovviamente sarebbe più facile dire che sono contento al 100% del momento in cui riusciamo a vincere e a scolare anch'io un contributo attivo per questa avventura. Veniva da giochi russi in Siberia, giocavamo tre competizioni, sempre sull'aereo e poi anche come mentalità si sente molto vicino a casa e vicino al suo modo di vivere in qualità, la seconda volta che giochiamo. Che cosa pensi di poter dare come apporto tecnico a questa squadra? Today I didn't help to the team with my maybe best thing what I got is shot and score any point. I was more focused to remember every set what I need to do, where I need to go, and then I forget that I need to score. And okay, I think I give my extra effort in the defense, but you know, the club, people, president, coach, everybody brought me here to try to score some special three-point shot, which I did today, and I one more time apologize to everybody, to the fans especially, and I promise that it's going to be better next time. Ancora scuse a tutti per non aver contribuito con magari quello che era la sua specialità, insomma, qualche tiro da fuori di momenti importanti. Cioè, a volte mi sono trovato più a pensare a dove dovevo stare in campo e a pensare a tutti i set di giochi, eccetera. Comunque sicuramente verranno momenti in cui riuscirò a essere più incisivo.